Questa regione ha grandissime problematiche di attuazione. Abbiamo ovviamente la possibilità e la capacità di spesa che però ha necessità di essere attuate. Quindi ritorniamo al principio fondamentale. Noi abbiamo cercato, che è quella programmazione, noi abbiamo cercato sin dall'insediamento di dare dei segnali differenti rispetto a questo. Abbiamo fatto adesso una prima variazione che ha immediatamente preso carico proprio per rimanere all'interno dell'anno di un come dire, insomma, di un primo avanzo. Adesso faremo un'ulteriore variazione appunto per questo avanzo di 530 milioni che chiaramente deve essere speso entro l'inizio dell'anno e cercheremo veramente di non andare in esercizio provvisorio e di portare la finanziaria entro i termini come dire, di fine anno. Questo è importante soprattutto perché a volte non ci si rende conto che ritardare la finanziaria implica ritardare tutte le spese che sono chiaramente dipendenti e correlate. Quindi penso banalmente alle spese dei comuni, che poi sono i soggetti attuatori che spesso vengono più impattati da questo punto di vista, ma penso alla sanità. Ecco, sul tema sanitario quello che è emerso sono tante risorse non spese. Lo sapevamo, chiaramente nelle nostre ricognizioni era un tema che era emerso, sicuramente sarà una sfida importante, visto anche il bilancio complessivo sanitario che sappiamo essere sopra la media nazionale, a fronte di servizi che non sono minimamente comparabile.